Ciao bambini, sono la maestra Valentina e oggi insieme a voi voglio parlarvi dei colori che possono essere primari, secondari e terziari. Sicuramente avrete già sentito parlare di questi termini, ma andiamo a vedere più nello specifico di che cosa stiamo parlando per poter utilizzare al meglio i colori per realizzare il nostro lavoretto di arte. I colori primari sono i colori di base da quali si ottengono, mescolandoli, tutti gli altri. Questi colori sono i mattoni di tutti i colori e sono considerati assoluti perché non si possono ottenere con nessuna mescolanza. I colori primari sono il rosso, il giallo e il blu. Quindi, se questa cosa è vera, un pittore squattrinato potrà andare avanti per parecchio tempo avendo semplicemente nel suo astuccio 5 tempere, ossia il rosso, il giallo, il blu, il nero e il bianco. I colori secondari si ottengono mescolando due colori primari. Il giallo con il rosso fanno l'arancione, il giallo con il blu fanno il verde, il rosso e il blu fanno il viola. Ogni coppia di colori primari quindi genera un colore secondario. I colori secondari e i colori primari sono gli unici presenti in natura, insieme al bianco e al nero. Tutti gli altri colori non sono altro che una versione più o meno scura di questi. I colori terziari sono tutti i colori che si ottengono mischiando un colore secondario con il primario. Alcuni esempi di colori terziari sono giallo con il verde, fanno un verde giallognolo, il giallo con l'arancio fanno il giallo aranciato, il rosso con l'arancio fanno il rosso aranciato, il rosso col viola fanno il rosso violaceo, il blu e il verde fanno un blu verdastro, il blu con il viola fa un blu violaceo. Ma attraverso la mescolanza dei colori primari e dei colori secondari otteniamo un numero infinito di colori. Chi studiò i colori fu Johannes Itten. Lavorava presso una scuola di architettura, arte e design. Ecco la ruota cromatica che costruì. È un punto di riferimento fondamentale per chiunque utilizzi i colori. Come puoi vedere, nel cerchio abbiamo da una parte i colori caldi e dall'altra parte i colori freddi. Al centro ci sono i tre colori primari, poi i tre colori secondari nella parte di mezzo e infine tutti i colori secondari. Ecco, ora che abbiamo studiato un po' meglio i nostri colori, vai a vedere sul file dei compiti, ci sarà un lavoretto grazie al quale potrai immediatamente applicare le conoscenze. A presto, ciao ciao!